La ringrazio. Nessun altro chiede di intervenire? No. Allora dichiaro aperta la votazione sul 2.3. I pareri li ho già dati. Peluffo. Rampelli, veloce. Chi altro? Tutti hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 141, contrari 268. La Camera respinge. Siamo all'ultimo emendamento 2.7. Qui i pareri sono contrari di Commissione e Governo e favorevoli del relatore in minoranza. Nessuno chiede. Duranti. Sì, Duranti, deputata. Prego. Grazie signora Presidente. Davvero velocemente per dire che questo è l'ultimo di una serie di emendamenti tesi a limitare, o meglio a delimitare, il periodo in cui va rimborsato il prestito dei 400 milioni di euro. Già il decreto contiene una serie di indicazioni e di misure che noi consideriamo inaccettabili, in più contiene appunto delle inesattezze e comunque delle precisazioni che rendono ancora più, diciamo così, di difficile interpretazione il testo e comunque lasciano un'interpretazione molto larga al testo stesso. Si è sentito l'esigenza di inserire il periodo di rimborso nell'anno 2018, subito dopo però il governo ha provato a lasciarsi un'altra possibilità e quindi a inserire queste due parole, ovvero successivamente. Noi pensiamo che invece debba essere stabilito un termine preciso entro il quale il prestito va rimborsato per evitare le ricadute che sono state già ampiamente illustrate e poi per segnare anche un punto, per dire che forse qualche volta potremmo fare una norma precisa e non una norma così a maglie larghe che può essere tirata da una parte o dall'altra e può essere soggetta a interpretazioni le più diverse fra di loro e quindi insomma poco cogenti e poco rispondenti poi agli obiettivi che ci si prefigge. Grazie. Sì, grazie deputata Duranti. Allora se nessuna... Vico. Deputato Vico, prego. Grazie Presidente. Solo per segnalare che i cosiddetti oneri generali delle componenti elettriche A2, A3, A4, A5, AS, UC2, eccetera, come dire, note a tutti, o almeno alla decima commissione, e sono trasferiti tutti su conti di gestione istituiti presso la Cassa Conguaglio, eccetto A3. Perché pongo questo problema, diciamo, nella discussione generale? Perché penso che sia proprio utile che la